Salve, la volta scorsa abbiamo illustrato i differenti tipi di turbine a gas, suddividendoli in tre grosse categorie, come ricorderete, le turbine a gas aeronautiche, quelle industriali o heavy duty e quelle di derivazione aeronautica. Adesso riprendiamo il discorso laddove l'avevamo interrotto e vediamo un pochino negli anni che cosa è successo dei valori della temperatura T3, che è un parametro molto importante di una turbina a gas, in quanto, come sapete, dal valore della temperatura T3 dipende sia il lavoro utile sia il rendimento dell'impianto. Già la volta scorsa avevamo mostrato questo diagramma nel quale si vede l'andamento della temperatura T3 dagli anni 50, dal 50 fino agli anni 90, per differenti tipi di turbine. Cominciamo con le turbine heavy duty, cioè le turbine industriali per servizio pesante di prima generazione. Che si intende turbina a gas di prima generazione? Una turbina a gas di progetto, chiaramente di questo periodo, e soprattutto prima generazione significa che non sono previsti sistemi di raffreddamento delle parti calde. Le parti calde sono chiaramente le parti relative alla prima zona della turbina, i dischi dei primi stadi del rotore, le palette chiaramente del distributore e anche le palette rotoriche. Vediamo che negli anni però c'è stato un leggero aumento della temperatura che comunque non ha superato i 950 gradi proprio per la mancanza di un sistema efficiente di refrigerazione. Anzi, più che per la mancanza di un sistema efficiente, per la mancanza di un sistema, come vi ho detto prima, di refrigerazione. Quindi, diciamo, l'incremento di temperatura è dovuto in parte al miglioramento dei materiali, ma anche ai combustibili. Non dimentichiamo, infatti, un aspetto che mettemmo in luce in una delle prime lezioni sulle turbine a gas, quando dicemmo, inizialmente, negli anni 40, gli anni 50, le turbine a gas erano caratterizzate da temperature T3 molto modeste, sia per i materiali, d'accordo, ma soprattutto per i combustibili che erano scadenti, contenevano zolfo, vanadio e quindi sodio, e quindi praticamente i gas combusti sarebbero, diciamo, stati responsabili di corrosioni, incrostazioni della palettatura della macchina, e quindi questo non era evidentemente accettabile. Quindi vediamo turbine a gas heavy duty. Subito dopo vediamo le turbine a gas della seconda generazione. Ecco, le turbine a gas della seconda generazione hanno, diciamo, sono caratterizzate da temperature più alte grazie alla possibilità di sistemi di raffreddamento. In genere, come si fa il raffreddamento delle parti calde di una turbina a gas? Si effettua con aria spillata dal compressore, cioè si preleva aria compressa dal compressore, quindi anche se l'aria è compressa e quindi riscaldata, ma sicuramente a temperature nettamente inferiori a quelle della temperatura T3, e si preleva dall'1 al 2% della portata d'aria diciamo elaborata dal compressore e viene inviata a raffreddare le parti calde. Naturalmente è abbastanza evidente che le turbine aeroderivative di prima generazione siano caratterizzate da temperature leggermente più alte delle industriali, sempre di prima generazione, e come le turbine aeroderivative di seconda generazione, anche qui sono caratterizzate da temperature più alte delle corrispondenti heavy duty, sempre quindi di seconda generazione. Laddove non sorprende che i jet militari, cioè le turbine a gas aeronautiche destinate alle aviazioni militari, sono quelle più spinte, quindi le temperature, vedete, di 1400 gradi che si possono raggiungere in certe condizioni sono tipiche esclusivamente di turbine a gas aeronautiche destinate però alla propulsione di aerei militari. Poi si passa chiaramente all'aviazione civile, poi si fanno le turbine aeroderivative, quindi le turbine a gas industriali. Questo, diciamo, è uno dei sistemi, differenti sistemi di raffreddamento delle parti calde di una turbina a gas. Questo riguarda la palettatura e si vede appunto come sia possibile effettuare questo raffreddamento tramite aria che in diversa maniera può essere inviata nella palettatura. Ecco, qui si vede la possibilità di raffreddamento. Le prime parti della turbina a gas, le parti più calde, perché chiaramente man mano che si procede verso l'espansione i gas combusti riducono la loro pressione e soprattutto la loro temperatura, quindi si procede a un raffreddamento della palettatura e dei dischi dei primi stadi. Come si vede c'è un percorso di aria all'interno della palettatura che effettua il desiderato raffreddamento.
Vediamo adesso di andare avanti con la prossima diapositiva. C'è un po' un blocco, ecco qui, benissimo. Qui riportiamo ancora sistemi di raffreddamento di palettatura statorica e palettatura rotorica. Si vede qui la palettatura rotorica inserita nel disco. Abbiamo in questo caso la palettatura statorica e sono visibili i percorsi dell'aria. È chiaro che i sistemi di raffreddamento si vanno facendo sempre più sofisticati man mano che le temperature di crescono, man mano che i materiali migliorano, e qui diciamo le turbine a gas di terza generazione sono quelle caratterizzate da sistemi di raffreddamento più sofisticati, molto sofisticati rispetto a quelli invece presenti nelle turbine a gas di seconda generazione. Ecco, quindi ritorniamo sul raffreddamento della palettatura rotorica e della palettatura statorica, sono queste diapositive della Brown-Boveri. E qui riportiamo un diagramma analogo a quello precedente, però in funzione degli anni che cosa leggiamo? Leggiamo l'andamento del rapporto di compressione beta. E diciamo questo diagramma dovrebbe dare una conferma ai concetti che abbiamo illustrato. Noi abbiamo sempre detto che le turbine a gas aeronautiche vengono ottimizzate, il ciclo viene ottimizzato col beta di massimo rendimento. Sappiamo che il beta di massimo rendimento è più grande del beta di massimo lavoro utile, in base al quale generalmente vengono ottimizzate le turbine a gas industriali, e quindi dovremmo trovare rapporti di compressione più alti sulle turbine a gas aeronautiche, quindi aeroderivative, rapporti di compressione più bassi sulle turbine a gas industriali. E infatti si vede le turbine a gas industriali sia di prima sia di seconda generazione sono caratterizzate da rapporti di compressione più modessi. Perché? Perché le temperature T3 sono più modeste nelle turbine industriali. Ancora non dimentichiamo, anche i rendimenti di macchina sono più bassi nelle turbine industriali, e quindi il rapporto di compressione beta che abbiamo visto è funzione e della temperatura T3 e dei rendimenti di macchina. Nel caso di turbine a gas industriali ce l'aspettiamo più basso. Vediamo come le turbine di prima generazione abbiano rapporti di compressione veramente modesti, intorno a 5 o poco più su. I rapporti di compressione crescono nelle turbine heavy duty di seconda generazione perché crescono le temperature. Questo diagramma sposa quello precedente. Man mano che lì crescevano le temperature, qui troviamo che crescono i rapporti di compressione, e il fatto viene verificato nelle turbine a gas di derivazione aeronautica di seconda generazione con rapporti di compressione più alte delle heavy duty di seconda generazione, le aeroderivative di prima generazione con rapporti di compressione più alti. E dove troviamo i rapporti di compressione più elevati? Li troviamo sui jet militari, sulle turbine a gas squisitamente aeronautiche, e quindi non dimentichiamo quel rapporto di compressione 30 che abbiamo visto sulla turbina a gas di derivazione aeronautica, quella per esempio della Rolls Royce del 30, sono appunto valori giustificati dalle temperature T3 elevate, dai rendimenti di macchine elevate e dal fatto, ripeto ancora una volta, che il ciclo è ottimizzato in base al rapporto di compressione di massimo rendimento. In questo diagrammino sono riportati un poco il campo, diciamo, di rendimenti e potenze delle turbine industriali, campo di rendimento e potenze delle turbine aeronautiche. Chiaramente ritroviamo quanto detto, le turbine aeronautiche sono caratterizzate da potenze sicuramente più contenute rispetto alle turbine a gas industriali. Si è visto, io ho detto prima, che i valori più elevati della potenza sono i 50 MW della turbina a gas aeroderivativa della Rolls-Royce Westinghouse, cioè il Trent, che sarà disponibile nel 1997. Altro valore molto elevato della turbina a gas aeroderivativa è il PT4000 della Pratt & Whitney, una casa canadese. Ancora abbiamo i circa 42.000 kW della LM6000 della General Electric, quindi oltre questi valori non si va, e infatti si vede questo cerchietto riguarda General Electric. Abbiamo poi Turbo Power, abbiamo anche la Cooper Rolls, ecco, e quindi grosso modo la General Electric prende un campo abbastanza ampio. E che cosa verifichiamo? Non solo che le potenze delle turbine a gas aeronautiche sono più contenute di quelle industriali, ma che i rendimenti sono chiaramente più elevati, e naturalmente troviamo qui rendimenti superiori al 40%, che sono appannaggio di quelle due o tre turbine a gas aeroderivative che sono all'avanguardia, diciamo le migliori fra tutte. Per quanto riguarda le turbine
Invece heavy duty, chiaramente le potenze sono molto più elevate. Qui vediamo che si superano chiaramente facilmente i 200 MW. Vi ho detto prima che le turbine a gas più potenti oggi sono intorno ai 240 MW. Infatti ci troviamo perfettamente e vediamo che le stesse case, la stessa General Electric che costruisce turbine a gas aeronautiche e di derivazione aeronautica fa anche turbine a gas industriali. Ma un'altra casa costruttrice molto importante che costruisce turbine a gas di rilevante potenza è per esempio la SEA Brown Boveri, abbiamo anche la Siemens, abbiamo la Westinghouse. Naturalmente i campi di potenze superano di poco i 230-240 MW, i rendimenti sono chiaramente tutti quanti un po' più bassi rispetto a quelle delle turbine a gas aeronautiche per il motivo che abbiamo detto più di una volta. Ancora una cosa va precisata, vedete, man mano che noi ci spostiamo nel campo delle potenze più modeste, automaticamente i rendimenti si abbassano. In genere e si nota quello che è il cosiddetto effetto taglia, cioè è più facile sotto certi aspetti attingere rendimenti elevati su macchine grandi che non su macchine piccole. Se per esempio ricordiamo quella turbina a gas industriale costituita dal compressore centrifugo e della turbina centripeta, quella piccola turbina a gas, sicuramente per quella turbina a gas non si può prevedere un rendimento molto alto, in quanto le perdite sono percentualmente più sensibili quando abbiamo a che fare con una macchina piccola rispetto invece a quando trattiamo con una macchina elevata. Quindi è ragionevole ritrovare i rendimenti più alti sulle macchine che erogano le potenze più elevate, significa macchine più grandi, macchine che elaborano portate di fluido comunque molto elevate. Ora, una prima classificazione l'abbiamo operata in base proprio al tipo di turbina a gas, aeronautica, aeroderivativa o heavy duty. Adesso potremmo tentare un'altra classificazione in base a quelle che sono i campi di utilizzazione delle turbine a gas, cioè dov'è che troviamo le turbine a gas. Faremo qualche cenno naturalmente su questi che sono i campi di utilizzazione, però è importante perché così si comprende nell'economia mondiale quanto spazio e che spazio rilevante occupi questo tipo di macchina, che è una macchina diciamo ancora giovane, è una macchina però in questi ultimi 20 anni ha subito un'evoluzione tecnologica molto molto forte ed evoluzione tecnologica che comunque non è ancora terminata, laddove per altri tipi di impianti, per esempio gli impianti a vapore, abbiamo detto che l'evoluzione tecnologica si è praticamente fermata perché gli impianti a vapore sono circa 20 anni che sono rimasti fermi su quei valori del rendimento che conosciamo, laddove la turbina a gas invece ha avuto uno sviluppo formidabile, ripeto, ancora in atto. Allora, campi di utilizzazione, propulsione aeronautica, ne abbiamo parlato, diciamo che in sostanza oggi non c'è aereo che non sia propulso da una turbina a gas, il motore alternativo a combustione interna trova uno spazio limitatissimo ancora in qualche piccola aeroscuola, ma poi tutti diciamo, gli aerei, sia militari, sia gli aerei dell'aviazione civile, sia quelli di potenza più modesta, sono sempre propulsi da turbina a gas, possiamo avere il turbo elica, il turbo jet, chiaramente a seconda delle velocità di volo, delle quote, ma si tratta sempre di turbine a gas. D'altra parte oggi non è pensabile che su un aereo tipo Jumbo per esempio ci siano dei motori alternativi a combustione interna, cioè il motore dovrebbe essere talmente diciamo grande che l'aereo a stento forse neanche ce la farebbe a sollevare il solo motore, quindi soltanto motori con elevate concentrazioni di potenza possono essere pensabili su aerei e quindi oltre certi valori della potenza evidentemente, e quindi la turbina a gas ha il monopolio per quanto riguarda la propulsione aeronautica. Che cosa c'è da dire per quanto riguarda la produzione di energia elettrica? La turbina a gas è nata come macchina destinata alla produzione di energia elettrica. Il primo impianto di turbina a gas fu realizzato negli anni 40 in Svizzera, a Neuchâtel, era un impianto di circa 4.000 kW e in sostanza erano impianti che servivano per dare la cosiddetta punta nella produzione di energia elettrica. Che cosa si intende? Generalmente gli impianti a vapore sono gli impianti quelli che danno la base dell'energia elettrica, sono impianti che soddisfano le richieste di energia elettrica di una regione, di una
di un paese. Naturalmente sappiamo bene che questa richiesta di energia elettrica è variabile nel tempo, cioè non solo nei giorni ma anche nell'arco di una stessa giornata, e quando ci sono delle punte di energia, delle punte nella richiesta di energia elettrica alle quali l'impianto di base non può, diciamo, provvedere, allora interviene la turbina a gas, la quale praticamente è in grado, per i motivi che abbiamo illustrato a suo tempo, di prendere rapidamente il carico, perché è una macchina leggera di spessori modesti, e quindi di erogare rapidamente la potenza necessaria. Quindi la turbina a gas è stata vista sempre come una macchina che doveva funzionare poco, quindi sulla cui affidabilità, diciamo, c'erano delle riserve, ma che non creava poi molti problemi questa affidabilità, in quanto la turbina a gas veniva vista come macchina che interveniva quando bisognava fare, insomma, la punta dell'energia. Quindi, diciamo, anche il fatto che la turbina a gas era caratterizzata allora da rendimenti bassi, cioè consumi specifici elevati, e anche dal fatto che richiedeva combustibili un po' più pregiati, passava in sottordine, in quanto il tempo di utilizzazione di queste macchine era comunque limitato al servizio di punta e quindi le potenze erogate erano comunque modeste, per cui la turbina a gas ha cominciato nel campo della produzione di energia elettrica a, diciamo, soddisfare questo servizio, il servizio di punta. Poi piano piano è andata affermandosi, diciamo, una svolta nella applicazione della turbina a gas nella produzione di energia elettrica si è realizzata negli anni 60, nel 63-64, in occasione di un pauroso blackout che ci fu negli Stati Uniti, che interessò anche la città di New York. Per 2 o 3 giorni si rimase senza energia elettrica, e questo naturalmente comportò problemi facilmente immaginabili, e allora la turbina a gas si pensò di utilizzarla come macchina di emergenza, macchina che potesse dare, diciamo, una riserva, e anche perché la turbina a gas è in grado di partire in black start, cioè senza richiesta, senza intervento esterno di energia, e quindi la turbina a gas ha cominciato ad avere, sempre limitatamente all'energia elettrica, anche diffusione in questo settore, e ha avuto poi un grosso sviluppo negli Stati Uniti in particolare, ma anche nel mondo in generale, anche perché stiamo parlando di anni nei quali, come ho detto la lezione scorsa, il petrolio non costava molto, e quindi, diciamo, il fatto che la turbina a gas avesse consumi specifici un po' più elevati poteva essere sottaciuto. Diciamo anche che poi c'erano paesi, come per esempio, insomma, i paesi dell'Oman, i paesi arabi, cioè paesi che sono produttori di petrolio e per i quali, diciamo, la turbina a gas era poi particolarmente vantaggiosa. Perché? Perché ci rendiamo conto benissimo che in una zona desertica, certo, l'impianto a vapore non è proponibile, in una zona nella quale ci manchi acqua, per esempio per il condensatore, quindi è chiaro che la turbina a gas, pur esponendo dei consumi specifici più elevati, era però forse la macchina adatta per quel tipo di servizio in certe regioni con scarsa presenza di acqua. È chiaro, si poteva anche utilizzare il motore alternativo a combustione interna, però il motore alternativo a combustione interna richiede una manutenzione più attenta, più continua, in particolare per quanto riguarda la lubrificazione. Il motore alternativo è più delicato, e quindi la turbina a gas ha avuto, diciamo, il suo spazio per la produzione di energia elettrica, e questo spazio è andato sempre più aumentando, e oggi, come vedremo nella lezione successiva, negli impianti combinati la turbina a gas sta avendo una diffusione capillare a livello mondiale. Perché, diciamo, da qui per i prossimi 50-100 anni sicuramente gli impianti combinati saranno quelli che verranno maggiormente utilizzati per la produzione di energia elettrica partendo da energia chimica di combustibile. Naturalmente sul servizio gas ci fermeremo successivamente. Piattaforme offshore, è evidente. Perché diciamo piattaforme offshore? Voi sapete che sono distribuite queste piattaforme nel Mare del Nord, sono distribuite, diciamo, anche nell'Adriatico, abbiamo piattaforme di questo tipo, perché si va alla ricerca di petrolio anche in zone, diciamo, che non siano necessariamente giacimenti, diciamo, a terra, e naturalmente il petrolio o il metano, quando viene poi estratto, deve essere lavorato, e quindi certe lavorazioni vengono fatte direttamente sul posto di estrazione, quindi sulle piattaforme, e è inutile stare a dire i problemi di ingombro che sorgono su una piattaforma offshore. Quindi è chiaro, la turbina a gas, con i suoi requisiti di leggerezza, di scarso ingombro, soprattutto di assenza di vibrazioni, perché questo è anche molto importante, il problema delle vibrazioni, la turbina a gas è molto adoperata per la produzione di energia, o in generale per rendere disponibile energia meccanica per muovere compressori, per muovere pompe, sulle piattaforme offshore. Lo stesso si dica per gli impianti petrolchimici e nelle raffinerie, che sono, diciamo, grosse consumatrici di energia e anche di calore, e non dimentichiamo che la turbina a gas ha il vantaggio di rendere disponibili allo scarico grosse portate di
calore a temperatura piuttosto elevate concentrata in un'unica fonte, e questo può essere per esempio di vantaggio nel caso per esempio degli impianti di etilene. Vediamo un pochino per quanto riguarda il servizio gas e poi parleremo un po' più diffusamente della propulsione navale. Per quanto riguarda il servizio gas, ecco, diciamo, che cosa si intende per servizio gas? Per servizio gas si intende in genere tutte, diciamo, le lavorazioni, le manipolazioni alle quali viene sottoposto il metano dal luogo di estrazione fino al luogo di utilizzazione, e ci rendiamo conto che queste lavorazioni che interessano il metano vengono portate avanti non soltanto dalla turbina a gas, perché la turbina a gas è una macchina motrice che rende lavoro utile disponibile su un albero, ma evidentemente ci sarà anche una macchina operatrice, una pompa, un compressore, nella fattispecie un compressore che utilizza il lavoro della turbina a gas, un compressore che elabora il metano per scopi, diciamo, diversi. Quando tratteremo dei compressori verso la fine di questo ciclo di lezioni, richiameremo, parlando dei compressori, anche le turbine a gas che li muovono, e quindi parleremo molto in dettaglio del servizio gas. Per oggi fermiamoci a guardare essenzialmente una delle utilizzazioni proprio squisitamente tipiche della turbina a gas, che è quella di rendere disponibile lavoro utile per i compressori di spinta gas. La parola già ci dice tutto. Noi abbiamo per esempio in Italia, noi compriamo il gas, il metano, lo compriamo dall'Algeria, dai campi di Assiramel, però noi sappiamo anche che il metano ci viene anche dalla Russia e ci viene dall'Olanda, oltre poi ad avere dalle parti di Livorno la possibilità di impianti di rigassificazione, perché c'è un attracco per navi metaniere che portano metano liquido. Bene, e questo metano che passa nei gasdotti, chiaramente da solo non cammina nel gasdotto, deve essere compresso, e questa compressione viene operata da compressori centrifughi che vengono a loro volta mossi da turbine a gas. Queste turbine a gas sono dislocate negli impianti di spinta gas con una certa periodicità lungo il gasdotto, vediamo per esempio Gallese, Melizzano, Tarsia, Messina, Enna, Capobon, e il problema dell'impianto, diciamo, di spinta gas consiste nel fatto che il metano è un combustibile pregiato, è un combustibile molto buono il metano, e quindi come tale è un combustibile che va bruciato con rendimenti alti. E allora che cosa accade? Questi impianti di spinta gas, chiaramente le turbine a gas utilizzano come combustibile lo stesso gas che fluisce nel gasdotto, cioè sarebbe antieconomico, illogico pensare di muovere il compressore di spinta gas per esempio in un campo petrolifero con un motore elettrico o con una turbina a vapore. È chiaro che la macchina più idonea per muovere un compressore centrifugo di spinta gas è la turbina a gas, che utilizza come combustibile lo stesso gas che fluisce nel gasdotto. Naturalmente però il gas, abbiamo detto, è un combustibile pregiato, è un combustibile quindi che va bruciato bene con buon rendimenti. Ecco quindi che quale tipo di turbina a gas troveremo nelle stazioni di spinta gas? Sicuramente quelle a più alto rendimento. E chi sono? Le turbine a gas di derivazione aeronautica, anche perché poi ci troviamo anche come valore della potenza, perché le potenze richieste da un compressore di spinta gas non sono 200 MW, 100 MW, ma sono dai 10, 15 MW, 20 MW, proprio la taglia squisitamente adatta alla, diciamo, turbina a gas di derivazione aeronautica. E quindi in questo caso troviamo questo tipo di macchine, in particolare nel gasdotto algerino, vedete, è necessario anche superare un tratto di mare, però perché questo tratto di mare non è molto lungo, è stato reso possibile il superamento tramite un gasdotto sottomarino che da Capobon porta a Mazara del Vallo, e qui c'è un impianto di turbine a gas con rigenerazione, sono queste turbine a gas che comprimono il gas per consentire di attraversare il mare, e anzi questo gasdotto è in fase di raddoppio perché, come vedremo successivamente, i consumi di metano stanno crescendo in maniera, diciamo, molto molto rapida, e quindi c'è bisogno di aumentare i gasdotti e quindi la possibilità di approvvigionarsi di metano. Abbiamo visto quindi il servizio gas, propulsione navale. Questa è una turbina a gas destinata alla propulsione navale, è una turbina a gas della General Electric e si chiama LM2005. Vediamo come al solito il nostro compressore, vediamo la camera di combustione, anzi le camere di combustione disposte circonferenzialmente all'albero, vediamo la turbina che muove il compressore, turbina di potenza, e quindi l'albero che porta all'utilizzatore. Questa turbina a gas
è il generatore di gas è della General Electric e quindi è una turbina a gas General Electric, però la stessa turbina a gas la realizza anche il nuovo pignone con il nome PGT25. Evidentemente il nuovo pignone che cosa fa? Farà, come abbiamo illustrato prima, la ruota di potenza, cioè il generatore di gas, il cuore del motore è il motore aeronautico che diciamo è quello che tanto per intenderci sta sul DC-10, sta sul Jumbo, sta sull'Airbus A300, quello è il generatore di gas e poi si aggiunge la ruota di potenza. Questa macchina eroga una potenza di circa 20 MW con un rapporto di compressione intorno a 18 e un rendimento che è di poco superiore al 36%, intorno al 36-37%, quindi rendimenti diciamo di buon livello. La turbina a gas, diciamo, per quanto riguarda le applicazioni in campo della propulsione navale, possiamo ripetere sotto certi aspetti quello che si è verificato un po' per la turbina a vapore, sia pur con degli aspetti diversi. Cioè, diciamo, la turbina a gas è una macchina, l'abbiamo detto più di una volta, caratteristiche di leggerezza, concentrazione di potenza, quindi è evidente che anche nella propulsione navale la turbina a gas ci sta bene. E quindi negli anni, diciamo, 60 ci sono state molte, diciamo, applicazioni, cioè molte, diciamo, significative applicazioni nel campo della propulsione navale e queste applicazioni hanno riguardato sia la marina militare sia la marina mercantile e per quanto riguarda la marina mercantile si sono avute applicazioni nel campo delle navi portacontainers, si sono avute applicazioni nelle petroliere, nei traghetti, nelle navi metaniere, nelle navi rompighiaccio, quindi diciamo è stata una diffusione abbastanza significativa, però naturalmente che cosa è successo? Anche per quanto riguarda la turbina a gas, quando nel 74 c'è stata la crisi petrolifera, se vi ricordate nel 74 c'è stato l'aumento di 6 volte del prezzo del petrolio, che cosa è successo? Che la turbina a gas con tutti i vantaggi che aveva era però una macchina caratterizzata da consumi specifici piuttosto elevati, caratterizzata dalla necessità di bruciare combustibili che non erano certo il bunker C, cioè il residuo più pesante della distillazione del petrolio e quindi quando si è avuto questa crisi energetica automaticamente la turbina a gas non ha più potuto trovare spazio e quindi che cosa è successo? Le navi propulse da turbina a gas in un primo momento hanno cominciato ad andare a velocità molto più bassa in maniera da consumare comunque di meno, quindi da esporre consumi totali più modesti e poi sono state o rimotorizzate, cioè la turbina a gas è stata sostituita da un motore diesel oppure le navi sono state completamente disarmate. Ora la turbina a gas certo è allettante perché la turbina a gas ha una grossa facilità anche di montaggio e smontaggio, non richiede necessariamente a bordo personale specializzato. Perché? Perché per esempio in vista di interventi di manutenzione massicci, anziché intervenire sulla turbina, sulla nave, non si fa nient'altro che smontare la turbina, metterla a terra, dove a terra è più facile avere l'officina specializzata, e montare sulla nave una nuova turbina. Questo si può fare perché la turbina a gas, in particolare quella di derivazione aeronautica, che è particolarmente adatta a essere montata e smontata, per esempio, dalle gondole sotto le ali degli aerei, e mantiene queste sue caratteristiche anche sulla nave, questo si può fare nel giro di 8-10 ore, un giorno, laddove con un motore diesel, questo chiaramente non è pensabile, cioè ho la turbina a vapore, il motore diesel deve essere, diciamo, revisionata e la manutenzione, anche quella molto spinta, deve essere operata, diciamo, in loco. Ora, ecco, queste sono le caratteristiche della turbina a gas LM2005 General Electric, ovvero PGT25 nuovo pignone, vi ho detto perché General Electric o nuovo pignone. E in particolare la sigla LM, che cosa sta a significare? L è l'iniziale di Land, M Marine, cioè è una turbina a gas di derivazione aeronautica che può essere convenientemente utilizzata a terra, Land, oppure in mare, Marine. Infatti la LM2005, forse tra le turbine aeronautiche, è quella che ha avuto la maggiore, diciamo, la maggiore diffusione, sia in campo terrestre che in campo navale. Vi dicevo, potenza intorno ai 20 MW, rapporto di compressione 18, rendimento circa 0,37. Questo, il TF39 CF6, è il motore, la sigla del motore dal quale proviene la LM2005 e questo motore è montato su questi aerei sui quali abbiamo volato probabilmente più di uno di noi, il DC-10, il Jumbo, l'Airbus A300.
Questo è uno schema, diciamo, di installazione di turbina a gas destinata alla propulsione navale. Questa, diciamo, è sempre su una nave mercantile, stiamo parlando di navi mercantili, e questa, diciamo, disposizione è una disposizione particolare, in quanto questo tipo è una propulsione turboelettrica. Cioè, cosa significa turboelettrica? Che con la turbina a gas, che è questa, è disposta qui, noi realizziamo, produciamo energia elettrica sulla nave. Questa energia elettrica poi la mandiamo in un motore elettrico che muove l'elica. In sostanza, la propulsione turboelettrica, ovvero diesel elettrica, se l'energia elettrica viene fatta da un diesel, è chiaro, io posso avere una turbina a vapore, una turbina a gas o un motore diesel con cui produrre energia elettrica e quindi poi muovere l'elica della nave. Diciamo, apparentemente c'è lo svantaggio della doppia trasformazione, perché io prima ho lavoro meccanico sull'albero della turbina col quale faccio energia elettrica e poi, diciamo, con l'energia elettrica devo ottenere nuovamente lavoro meccanico per muovere la nave. Però, diciamo, questo fatto consente di disporre su piani diversi e in zone diverse della nave i due impianti, perché chiaramente l'impianto motore, quello che produce energia elettrica, può essere completamente separato dal motore di propulsione. Quindi, per esempio, la turbina a gas si può mettere in una zona sopraelevata, perché non dimentichiamo che la turbina a gas è piccola, occupa sì poco spazio, però la turbina a gas richiede tubazioni, diciamo, di adduzione del gas, dell'aria e di scarico di diametro molto elevato, perché le portate di gas in gioco sono elevate. Quindi, se si può mettere la turbina a gas in un piano sopraelevato, si riducono chiaramente gli ingombri dovuti alle tubazioni di aspirazione e di scarico, e poi si svincola completamente l'impianto motore dal motore di propulsione, la linea d'assi può essere, diciamo, sicuramente più corta. E i vantaggi quali sono? Per esempio, uno dei vantaggi della propulsione turboelettrica è quella di avere una grossa rapidità nell'inversione di marcia, perché in sostanza non bisogna fermare il motore, ma basta invertire la polarità, e quindi questo può essere interessante su quelle navi come per esempio traghetti, che hanno, diciamo, necessità di operare frequenti manovre, oppure su quelle navi che operano in bracci di mare molto affollati, come possono essere per esempio il Mare del Nord oppure l'arcipelago delle isole giapponesi, dove effettivamente il traffico è intenso, quindi le manovre sono frequenti e è un motivo di sicurezza questo aspetto. Ma ancora, diciamo, la propulsione di tipo turboelettrico può essere utilmente impiegata laddove ci sono grossi consumi di energia elettrica a bordo della nave. E guardate che a bordo di una nave ci sono dei casi in cui gli assorbimenti sono veramente rilevanti. Basti pensare per esempio alle navi da crociera che oggi stanno avendo da 10 anni a questa parte un grosso, diciamo, sviluppo, perché oggi, mentre prima c'era il transatlantico, che noi avevamo diciamo dei transatlantici che erano dei fiori all'occhiello per la marina italiana, il Leonardo da Vinci, l'Andrea Doria, poi speronata dallo Stockholm, la Raffaello, la Michelangelo, erano navi destinate al, diciamo, rotte transoceaniche. Ma naturalmente oggi, con l'avvento degli aerei, non è più pensabile recarsi per esempio negli Stati Uniti con una nave. Però queste navi, diciamo, non hanno esaurito il loro ciclo, in quanto oggi sono molto diffuse proprio le navi da crociera, cioè in particolare persone che vanno in vacanza 8 giorni, 10 giorni e fanno giri, diciamo. E quindi queste navi sono grosse divoratrici di energia elettrica, perché chiaramente ci sono servizi di hotel, ristoranti, sale, proiezioni, aria condizionata, e allora, avendo richieste così elevate di energia elettrica, ecco che la propulsione turboelettrica va bene, in quanto produce energia elettrica e per i fabbisogni della propulsione e per i fabbisogni della nave. Diciamo poi che queste navi sono caratterizzate anche da differenti valori della velocità, perché hanno per esempio una velocità di crociera quando si va sotto costa per vedere, non so, il panorama, invece velocità più elevate quando si va, per esempio, si fa un trasferimento di notte. Quindi a volte, diciamo, c'è la possibilità con questo tipo di propulsione di avere più motori che vengono utilizzati a seconda se c'è bisogno di grossa produzione di energia elettrica o produzione più contenuta. Altro tipo, per esempio, di nave dove è utile una propulsione di questo tipo sono i pescherecci d'altura, quelli che richiedono grosse quantità di energia elettrica per la lavorazione del pesce quando ci si ferma, oppure per esempio i rompighiacci in particolare, diciamo, sono adatti a essere propulsi da una turbina a gas, perché ragionevolmente fanno rotte polari, quindi rotte dove la temperatura dell'aria è bassa. Abbiamo visto come la turbina a gas sia sensibile per quanto riguarda la potenza erogata alla temperatura dell'aria in ingresso, e quindi, diciamo, molto spesso il tipo di motore che si utilizza per una nave dipende anche dalla rotta che questa nave si prevede faccia. Cioè, non è che si mette un motore così qualsiasi al posto di un altro. La scelta del motore prevede anche, diciamo, l'analisi delle rotte che prevalentemente farà quella nave, i porti che toccherà, se c'è o meno personale specializzato lungo la rotta. Quindi questo, diciamo, è un fatto molto
articolato la scelta di un motore, e quindi diciamo su questi tipi di navi è possibile sui rompighiacci avere propulsione diesel elettrica, anche perché molto spesso c'è da fare marcia indietro e marcia avanti, cioè l'inversione di marcia quando si incontrano chiaramente certi tipi di resistenze. Quindi diciamo la turbina a gas può essere convenientemente utilizzata nella marina mercantile, però con l'avvento, diciamo, con l'aumento del prezzo del petrolio e con l'avvento soprattutto del motore diesel, che oggi vi dicevo l'altra volta ha rendimenti che superano il 50%, la turbina a gas chiaramente ha lasciato strada al motore diesel e si è lasciata una fetta piuttosto limitata per quanto riguarda traghetti, veloci catamarani, ma le potenze in gioco non sono certo quelle 30, 40, 50 megawatt anche oltre che interessavano la propulsione delle navi degli anni 50 o 60. Che cosa c'è da dire invece per quanto riguarda la marina militare? Per quanto riguarda la marina militare il discorso è diverso, in quanto evidentemente nel campo militare i problemi di consumo specifico elevato possono, non necessariamente debbono, passare in secondo ordine, e quindi che la turbina a gas ha continuato ad avere il suo sviluppo nella propulsione di navi militari, mentre nella marina mercantile si è fermata. E su tutti i tipi di navi militari noi troviamo turbine a gas, navi appoggio, navi da cariche, portaerei. Noi abbiamo in Italia il portaereo mobile, il Garibaldi, che è propulso da 4 turbine a gas LM2005, quelle che abbiamo visto prima, di 20 megawatt ciascuna, quindi la potenza a bordo di questo portaereo mobile è all'incirca di 80 megawatt. Abbiamo incrociatori, torpedinieri, fregate, corvette, guardiacoste, e anche gli ali scafi possono utilmente essere propulsi a turbine a gas, evidentemente di potenze più contenute. Quali sono le turbine a gas che si adoperano nel campo della propulsione navale? Evidentemente le turbine a gas di derivazione aeronautica. È chiaro, si può anche utilizzare una turbina a gas industriale su una nave, per esempio una turbina a gas tra quelle più leggere, tipo la GT35, della quale abbiamo parlato la lezione scorsa, ma io mi sentirei di affermare che più del 90% delle turbine, della potenza installata in mare oggi, proviene da turbine a gas di derivazione aeronautica, lasciando uno spazio molto molto contenuto, per evidenti motivi, alle turbine a gas, industriali, sia pur leggere. Ora, questo per esempio è un'applicazione di turbine a gas. Abbiamo ben 4 turbine a gas, sono della Rolls-Royce, l'Olympus, su 2 linee d'assi, e c'è da fare una precisazione a questo punto. Un problema che riguarda la propulsione militare qual è? Che mentre le navi della marina mercantile hanno necessità di operare a una velocità, che è la velocità di crociera, possono essere 19 nodi per una porta containers, 15 nodi per una tankers, per una petroliera, un po' di più per un traghetto, chiaramente le navi passeggeri sono caratterizzate da velocità più alte, la nave militare invece richiede una velocità di crociera e una velocità di tutta forza. Ora, la velocità di tutta forza è sensibilmente superiore a quella di crociera, e la potenza richiesta a tutta forza è sensibilmente superiore a quella richiesta alla velocità di crociera. Per cui, se si realizza un solo apparato di propulsione, accade che questo apparato di propulsione sarà sottoutilizzato nella stragrande maggioranza del tempo della vita della nave, perché la tutta forza nell'economia della nave viene utilizzata per un 3% della vita della nave, un 4%, mentre la maggior parte della velocità sarà una velocità di crociera. Però quando è necessaria la tutta forza, la potenza deve essere erogata. E allora che cosa si fa? Si utilizzano in genere 2 tipi di impianti motori, uno destinato alla velocità di crociera, l'altro alla tutta forza. Allora, in questo caso, per esempio, queste 4 turbine a gas, così come per esempio nel caso del Garibaldi, il nostro portaereo mobile, 2 turbine a gas vengono utilizzate a velocità di crociera, e quando si va, mentre queste altre 2 sono ferme, oppure una e una, chiaramente, perché le 2 eliche comunque funzioneranno, quindi questa e questa per esempio funzioneranno per la crociera, e poi si aggiungeranno per la tutta forza le altre 2 turbine. In questo caso, vedete, faccio vedere queste diapositive a conferma del fatto che in tutto il mondo le marine militari di tutto il mondo utilizzano turbine a gas nella propulsione navale, perché queste sono corvette indonesiane, qua siamo in Belgio. E questa volta come sono questi impianti di propulsione? Costituite da una turbina a gas, vedete l'Olympus, e da 2 motori diesel. In questo caso i 2 motori diesel sono affiancati, qui sono sfalsati, ma in sostanza non cambia molto. Che cosa succede in questo caso? I 2 motori diesel sono
gli impianti di propulsione destinati alla velocità di crociera, con consumi specifici modesti, sicuramente più modesti della turbina a gas. Invece la turbina a gas interviene quando si va alla tutta forza. Ora, l'intervento della turbina a gas può essere in aggiunta alla potenza erogata dai motori diesel o può essere, diciamo, disgiunta, nel senso ci sono degli impianti nei quali quando si va a tutta forza la potenza erogata dalla turbina a gas si aggiunge alla potenza erogata dai diesel. In altri impianti invece si escludono i motori diesel e la tutta forza viene soddisfatta esclusivamente dalla turbina a gas. Ecco, questo è un altro esempio, questa è una corvetta francese, quella è una fregata malese, quindi proprio in tutto il mondo, e anche qui vedete turbine a gas per la tutta forza, motori diesel per la crociera, qui abbiamo due diesel e due turbine a gas, qui un diesel e una turbina a gas. L'Olympus è della Rolls Royce e troviamo conferma al fatto che le case costruttrici di motori aeronautici sono quelle poi destinate anche alla, diciamo, realizzazione degli impianti di turbine a gas per la propulsione marina. A conclusione di questa lezione, però, volevo appunto mostrare questa diapositiva e anche la successiva per mettere in luce come, diciamo, le cose negli anni cambiano. Cioè, noi abbiamo detto, tutto sommato, nel campo della propulsione militare il consumo specifico non è tanto importante. Sì, è vero, certo non è importantissimo, però il consumo specifico ha la sua importanza, tanto è vero che oggi si sta realizzando, e questo praticamente è un programma, un progetto realizzato tra Rolls Royce, non a caso, Rolls Royce e Westinghouse. Ebbene, Rolls Royce e Westinghouse stanno lavorando e già hanno fatto i primi test per realizzare un impianto di propulsione navale costituito da una turbina a gas, però munito, pensate, di compressione interrefrigerata e di rigenerazione. Cioè, in sostanza, questo impianto di turbina a gas, per avere rendimenti più alti e quindi consumi specifici più bassi, viene previsto con l'interrefrigerazione e con la rigenerazione. Cioè, in sostanza, noi stiamo privando la turbina a gas di quelli che sono le sue requisiti fondamentali, che sono la leggerezza e lo scarso ingombro. Naturalmente non è pensabile che effettivamente su una nave militare noi rinunciamo a questi vantaggi. D'altra parte vogliamo ridurre il consumo specifico, quindi vogliamo la compressione interrefrigerata, vogliamo la rigenerazione, e allora la difficoltà di realizzare questi impianti, gli studi che si stanno facendo e le prove, a che cosa evidentemente tendono? Tendono a realizzare delle apparecchiature destinate allo scambio termico che siano piuttosto contenute, cioè che siano di ingombri modesti pur garantendo le quantità di calore da scambiare. E allora vediamo, questi sono per esempio gli scambiatori di calore relativi alla compressione interrefrigerata. Questo sarà il rigeneratore, chiaramente di dimensioni piuttosto elevate perché lo scambio termico è un po' complicato, e la turbina a gas poi è la parte più modesta dell'impianto. Vedete in questa diapositiva, e concludiamo, vediamo la nostra turbina a gas, vediamo lo scambiatore di calore relativo alla interrefrigerazione, vediamo il recuperatore, il rigeneratore, quindi le dimensioni crescono mentre, diciamo, il rendimento, però chiaramente il consumo specifico diminuisce. Brevemente, per quanto riguarda la propulsione, diciamo, terrestre nel campo dell'autotrazione, ci sono state fatte prove di turbine a gas, diciamo, per la propulsione terrestre, ma oggi il motore alternativo a combustione interna va così bene che se non c'è un impianto che vada veramente molto meglio, non è pensabile che la turbina a gas possa scalzare il motore alternativo a combustione interna. Laddove nel campo della trazione ferroviaria c'è qualche esempio, negli Stati Uniti, in particolare in Francia, con i treni veloci, dove ci sono turbine a gas aeroderivative della Turbomeca. La Turmo della Turbomeca è un motore adoperato per la propulsione di treni veloci. Buonasera.